Allora, salve a tutti. In questo video parlerò della mia personale interpretazione del quadro Sogno di Fatascienza. Eccolo qua. Io cercherò, per quanto mi è possibile, di fare chiarezza su questo quadro. Prima, però, volevo parlare un po' della storia e vedere qualche articolo di, di quei tempi. Allora. 22 aprile del 94, Corriere della Sera. Un quadro in Castra Pacciani perché questo? Perché inizialmente questo quadro era stato attribuito a Pietro Pacciani. Lui infatti andava a dire che aveva dipinto questo quadro e addirittura forniva spiegazioni riguardo al suo significato. Quando fu stilata una perizia criminologica dopo il sequestro del quadro. Venne indicato Pietro Pacciani come il possibile autore degli omicidi. Quindi Pacciani cosa fa? Ritratta, dicendo: No, non l'ho fatto io, ma l'ho soltanto colorato. E qualcuno, poi, eh, una coppia di collezionisti di quadri bolognese, eh, riconosce questo quadro pubblicato sui giornali. Il vero autore è un pittore cileno. Infatti, riconoscono lo stile indicando il pittore cileno Cristian Olivares questo è il quadro di questa coppia qui abbiamo Vittorio Melega che mostra un particolare del quadro questo quadro lo abbiamo qua nella sua interezza effettivamente se andiamo a confrontarlo le assonanze stilistiche sono molto simili perché abbiamo i due Elementi principali: qua che è il generale, mezzo uomo, mezzo animale, poi l'ambientazione nelle quattro pareti e vari elementi che si somigliano. Effettivamente lo stile si riconosce. E ancora, la celebrità di colpo si scarica su Cristiano Olivares. Il falso Pacciani è un autentico Olivares. L'ho dipinto nel mio periodo truce, sorride. Altro che il disegno dell'assassino. Dunque questo Olivares negli anni 70 stava a Bologna, vendeva o regalava ad amici, venne anche a Firenze. E a Bologna è già pronta una mostra di Olivares. Fino all'altro ieri Cristiano Olivares, l'artista cileno autore del dipinto attribuito a Pietro Pacciani, era pressoché sconosciuto in Italia. Da domani però a Bologna c'è chi ha pensato di preparare in tutta fretta una mostra con i suoi dipinti. L'iniziativa di un gallerista di nome Enzo Royce proprietario della Nucleo Arte che visto il clamore suscitato dalla vicenda si è subito scatenato e ha allestito un'esposizione con 10 quadri di grandi dimensioni dell'artista cileno dal 73 in suo possesso. A risolvere il giallo del quadro è stata la signora Maliceta Melega Tornatore esperta d'arte e titolare di un laboratorio di restauro con una telefonata alla redazione di un quotidiano allora qui siamo la Repubblica il 24 aprile del 94, un disegno deviato, che superficialità, è un'intervista ad Olivares. Cristiano Olivares, l'autore del disegno finora attribuito a Pietro Pacciani, sconvolge l'inchiesta. L'artista riconosciuto come suo il disegno. A quale periodo risale il disegno attribuito a Pacciani? Ricordo di averlo fatto a Bologna, forse nel 73, ma ne ho fatti e regalati tanti, erano a matita. Mi stupisce che il quadro venga preso come una conferma della colpa di qualcuno. L'ho detto anche a funzionari della questura di Firenze, quindi l'hanno cercata per una conferma? Sì, due volte, mi hanno mandato i fax di alcuni particolari del disegno. Ho risposto che gli elementi in basso, quelle piantine con se piccole croci, sono aggiunte molto infantili e non mie. Andiamo un attimo a vedere queste piantine. Che effettivamente sono una mano diversa da tutto il quadro perché se andiamo a vedere è una tonalità bianca che riscontriamo solo in questo punto e chi lo ha fatto l'ho fatto in modo molto grossolano perché non si è preoccupato di di non rovinare il disegno è, un, è una specie anzi è un rattoppo che è andato a coprire un qualcosa prima con questo bianco più chiaro rispetto all'altro bianco che è, vediamo sulle pareti e poi è andato a ridipingere sopra queste croci in mezzo ai fiori. Una considerazione che devo fare. Questo molto probabilmente, sì, l'ha fatto Pacciani. E se guardiamo bene, le croci in mezzo ai fiori eh, hanno un riferimento a, al cimitero. Perché dico questo? Perché abbiamo un collegamento. Se guardiamo questa... Questa stella seminterrata in questo foro nel pavimento eh, è la solita stella che vediamo qua a sei punte. E poi abbiamo anche questa croce qua, diciamo scavata nel muro. Eh, se per esempio prendiamo eh, questo cimitero, che qui, qui siamo in Francia, è eh, Collerville sur Mer, cimitero americano. Le lapidi dei soldati ebrei erano così. Poi abbiamo quella classica che conosciamo tutti, che questa quasi sembra che sia, sia stata estratta qua dal muro. Quindi abbiamo un riferimento volendo a due lapidi. In più abbiamo anche eh, un altro riferimento che è nome e cognome ed una data. Quello che poi Pacciani ha messo. Messo qua quello che di solito c'è sulle sulle lapidi. Altro riferimento al cimitero. Qui abbiamo un foro nel pavimento. Se andiamo a vedere eh, l'altro disegno di Olivares, quello da cui ha preso ispirazione Sogno di Fatascienza, abbiamo sì il foro del pavi nel pavimento che ci fa intravedere i piedi di eh, un cadavere, ma che poi noi da fuori vediamo. Eh, appunto questo, questo cadavere sepolto o meglio incastrato nell'intercapedine del pavimento Vabbè, qui abbiamo anche un riferimento al pube simboleggiato con questa spilla comunque questo è, un, è una sepoltura una particolarità queste tre ombre delle tre dita per esempio in sogno di fata scienza troviamo queste tre ombre ma qui non possiamo capire cos'è mentre possiamo soltanto capirlo da questo disegno perché in questo disegno abbiamo anche la mano infatti abbiamo la mano con le queste tre dita che creano queste tre ombre soltanto da qui possiamo capire cos'è questo dettaglio quindi abbiamo bisogno di questo disegno per risalire al significato quindi Abbiamo, abbiamo dei riferimenti a un cimitero qua molto probabilmente Pacciani lo sapeva e penso che era un po' a conoscenza del significato di questo quadro una conoscenza a grandi linee penso che sia stato indotto a sapere un, un po' del suo significato e sia stato indotto anche a mettere la sua firma con una data 10 aprile 1985, ma penso che non abbia molto senso questa, questa data. Se poi andiamo a vedere bene, eh, ci si accorge anche che oltre ad aver fatto questa modifica, è andata anche a cancellare una linea nera che stava, stava proprio qua, eh, sempre con quel tono di tinta bianco. Si riesce a vedere a malapena, ma. È cancellata con una linea nera sempre aprile del 94 quel quadro è mio non è di pietro pacciani il quadro che un esperto ha definito quasi una confessione un artista cileno di 50 anni cristiano livares lo ha riconosciuto come proprio senza ombra di dubbio gli abbiamo inviato via fax il disegno attribuito a pacciani lui ci ha risposto semplicemente è opera mia solo che era in bianco e nero, e invece ora a giudicare dalle ombre mi sembra che sia colorato. Pacciani, qua dice: Ma che lo vedete lì? Era un disegno in bianco e nero. Io l'ho solo colorato. Quindi Olivares alla fine è andato a confermare quello che diceva Pacciani, cioè che Pacciani lo ha soltanto colorato. Le foto di un quadro che Olivares ha lasciato a Bologna e di uno dei disegni preparatori non lasciano dubbi. Le assonanze stilistiche. Sono evidentissime, andiamo a vedere questo quadro e, e, e la bozza, questi sono di Olivares, questa è la bozza, il disegno preparatorio e questo è poi il quadro che ha fatto a Bologna per questa coppia di bolognesi collezionisti di quadri. Effettivamente le assonanze stilistiche con Sogno di Fatascienza ci sono. Andiamo avanti. Dopo il 1973, spiega Olivares, ho realizzato molti dipinti su quel tema e li ho venduti o regalati a amici. Non ricordo con esattezza che ho regalato il carboncino del quadro, che ora riconosco come mio. Prima che da Cristiano Olivares il quadro è stato riconosciuto ieri da una famiglia di collezionisti bolognesi che avevano visto la foto su Repubblica. È stata la signora Maliceta Melega Tornatore, esperta d'arte e titolare di un laboratorio di restauro, a telefonare in redazione. Per anni abbiamo avuto in casa un dipinto opera di un artista nostro amico, cioè questo, che è praticamente identico a quello pubblicato su Repubblica. Ora si trova in una grande aula della clinica psichiatrica dell'Università di Bologna. Della quale mio marito Vittorio Melega è direttore, il giornalista gli chiede alla signora quali sono gli elementi che le hanno ricordato Olivares nel dipinto attribuito a Pacciani. Tutto, nei suoi quadri di quel periodo, le scarpe erano sempre così enfatizzate ed esce una serie di... elenca una serie di elementi che le hanno ricordato Olivares. Andiamo a vedere però a questo punto i, i quadri di Olivares. Ho trovato um, tre quadri di Olivares in rete andando su questo sito e il sito si chiama merdre Creatore Enzo Rossi Royce, che è il solito che ha, aveva organizzato la mostra per Olivares in fretta e furia dopo il clamore del quadro e qui abbiamo trovato alcuni quadri soltanto tre. Andiamo a vedere. Esempio ci sono, c'è cioè, questo I giorni dell'Apocalisse. Già qui possiamo vedere alcuni riferimenti, tipo questo ombrello che ritroviamo anche in, nel sogno di Fatascienza: eh, vabbè, il pughe, quello c'è sempre. Poi, per esempio, l'uomo di Bogotà del 71 anche qui abbiamo dei riferimenti. Eh, la porta d'arco il generale sul cavallo, il teschio, lo sperone, poi abbiamo anche questo, anche questo è abbastanza simile come schema, siamo nelle quattro pareti, abbiamo una figura centrale, a posto del toro qui abbiamo un elefante con le zanne e anche qui l'ombrello, le frecce, le scarpe grandi e poi questo che abbiamo visto prima che è quello più simile tra questi, tra questi quadri e a quello appunto che è di proprietà dei de Melega. Per esempio, io qui ho fatto un, un collage dei ritagli e, e li ho sovrapposti sul quadro Sogno di Fatascienza, giusto per fare un paragone, ho ritagliato questo elemento che è l'ombrello. Infatti, possiamo vedere che è praticamente il solito stile anche questo poi abbiamo questo questo specchio rotto dove c'è una freccia che da fuori entra dentro la stanza è riconducibile a questa stella con questo questa specie di stella cometa le scarpe eh sì effettivamente Cristiano Olivare le faceva così grosse e di questo di questo tipo il generale in divisa il teschio e lo sperone è tutto un po' scombinato ma eh, gli elementi ci sono poi vabbè il pube anche questo eh, il pube che in sogno di fata scienza lo ritroviamo qua al toro un'anomalia però questo toro ha un pube eh, femminile poi eh, qui olivares nel suo quadro quello che ha fatto a Bologna eh, rappresentava la Pinochet, cioè la dittatura di Pinochet in Cile. E qua in Sogno di Fatascienza abbiamo il generale della morte, come lo chiamava il Pacciani. Possiamo vedere le assonanze stilistiche appunto, eh, il toro e la figura del generale che sono fusi insieme e poi questo personaggio questa mummia che sta sulla destra del quadro sul battle closet e abbiamo anche lo sciacquone poi abbiamo anche questa, questo neonato fasciato che sembra una mummia possiamo ritrovarlo per esempio qua sopra notare anche l'occhio di questa mo piccola mummia possiamo ritrovarlo anche nei nell'occhio del serpente questo tratto particolare poi eh, questa mummia in questo caso il sogno di fatascienza è girata e c'è anche un motivo con le corna verso l'alto e questa statua della libertà che possiamo ritrovare qui in questa mummia qui tiene un gelato in mano mentre qui tiene l'ombrello. Poi la porta ad arco. E la scarpa ancora con questa freccia e la punta rossa. Effettivamente sembrerebbe lo stile di Olivares. E sembrerebbe che sia esistito questo quadro, sogno di fatascienza in bianco e nero, cioè disegnato da Olivares nel '73 a carboncino. Ma di questo di questo quadro non, non ne abbiamo la prova. Abbiamo soltanto questa bozza che di solito viene associata a sogno di fatascienza. Ispirazione c'è, ma questa bozza non è che se la coloriamo, riusciamo ad ottenere il quadro Sogno di Fatascienza, perché come struttura anche se è simile è, come struttura è diverso. Quindi non avendo prova di questo ipotetico disegno che ha fatto Olivares nel 73, io cosa ho fatto per avere un'idea? Sono andato a decolorare il quadro con Photoshop, giusto per capire più o meno come poteva presentarsi questo questo disegno a carboncino mantenendo soltanto i colori del bianco e del nero naturalmente sono andato un po a rovinare qualche dettaglio ma è giusto per per curiosità per vedere come poteva essere questo disegno di cui non abbiamo la prova Eccolo qua, più o meno diciamo che rende l'idea. Questo è l'ipotetico quadro che nel 73 eh, Olivares ha disegnato a Bologna e che poi successivamente Pietro Pacciani ha colorato dopo esserne entrato in possesso. Quindi la domanda è questa: può aver Pietro Pacciani colorato il disegno in bianco e nero di cristiano Olivares. Andiamo a vedere. Allora, andiamo un po' a parlare di questo quadro. Io penso che questo quadro sia un quadro molto studiato eh, strutturalmente perché è ricco di dettagli, molto curati. Se per esempio prendiamo questo elemento... Le fasciature sono, sono curate una ad una e purtroppo la risoluzione è quella che andrebbe visto il quadro originale, poi per esempio notiamo che ha curato molto i denti del toro, i particolari sulle scarpe del generale, poi abbiamo questa figura dentro il cappello del serpente molto curata e dettagliata anche questa. Ho tracciato queste linee per farvi vedere come ha messo esattamente a centro questa, questo elemento che ricorda molto la Statua della Libertà, evidentemente era molto importante per lui. La simmetria degli ombrelli, infatti, la parte sinistra è esattamente identica alla parte destra. Ha usato anche un compasso sicuramente per tracciare la spada con il suo fascio di luce e la curvatura dell'ombrello. E la stecca è esattamente al centro va a dividere a metà il cerchio e qui abbiamo il centro dove è sicuramente ha puntato il compasso per poi tracciare tracciare questa parte. Altra particolarità sono i bordi perché se prendiamo di riferimento il serpente. E vediamo che ha dei bordi, delle linee di contenimento da poter essere colorate successivamente, cosa che è assente per esempio sulla freccia perché per disegnare la freccia l'ho fatto direttamente con il colore. Questo possiamo notarlo anche sui lacci delle scarpe, non hanno modo di poter essere colorate successivamente, anche queste le ha fatte direttamente con il colore rosso. E anche gli occhi del toro non hanno presenza di carboncino cioè di colore nero infatti questi sono stati fatti direttamente con il colore rosso e mi sembra strano che un disegno così dettagliato così definitivo sia stato privo di elementi tipo gli occhi del toro o i lacci delle scarpe ed anche la freccia allora io penso che questo disegno sia stato ideato, disegnato e colorato dalla solita persona perché dico questo perché il colore interagisce con il disegno per comunicare messaggi ho voluto mh, sottolineare questo passaggio perché è importante capire che il colore non è stato dato a caso da una seconda persona ma eh, chi ha dato il colore sapeva molto bene il significato del disegno che appunto va ad interagire con la struttura infatti questo colore fa parte della struttura perché per esempio il serpente è giallo per un motivo ben preciso tutte cose che dopo andremo a vedere come c'è un motivo preciso dei colori di questa bandiera ed anche per la giacca del generale c'è un motivo ben preciso, come lo è per il rosso della luna e queste strisce bianche e nere ed altri elementi che poi andremo a vedere che non sono disegnati a caso. Per esempio, questo l'ho fatto io: ho buttato così a caso dei colori, giusto per cambiare il tono de del dipinto. Ecco, in questo caso, pur avendo la struttura diciamo invariata in questo caso il disegno non ha più un senso perché con i colori diversi i messaggi perderebbero il loro significato faccio un esempio mettiamo che io voglia inviare un messaggio disegnando una campanellina in bianco e nero se qualcuno si appropriasse del mio dipinto e colorasse questo elemento nel modo sbagliato, il mio messaggio non avrebbe più senso, mentre avrebbe senso con il giusto colore. Per esempio, questa texture ha un colore che ci riporta sicuramente ad un animale ben preciso. Cambiando il colore, abbiamo tutto un altro tipo di animale. E quindi è importante sapere quale colore andare ad apportare sulla struttura del disegno. Riguardo alla chiave di lettura di questo disegno, ai tempi veniva venivano fatte queste considerazioni, per esempio questo è un articolo che dice, ecco come ha modificato il dipinto originale e questa bozza di Olivares veniva spesso accostata a sogno di Fatascienza, ma come possiamo vedere ancora, la struttura è diversa. C'è l'ispirazione, per esempio, la chiave di lettura era la sella: tentativo di dominare l'istinto primordiale, il serpente, simbolo fallico, la mummia in sella con l'ombrello aperto: l'eccitazione sessuale, le stelle sono le funzioni che vengono dall'esterno, la chiave di violino, simbolo legato a altre cose. Io penso che. Anzi, sono sicuro che eh, questo, questo dipinto, la chiave di lettura di questo dipinto sia ben diversa. Perché ogni elemento che vediamo in questo dipinto ha un doppio significato, a volte anche tre significati. Per esempio, questo, questo qua è molto molto articolato. Quindi faccio un altro esempio. Qui vediamo una raffigurazione di tre musicisti che suonano. In questa raffigurazione c'è un, un messaggio, un doppio significato. Per esempio, io lo vedo in questo musicista che suona il sax, che oltre a essere un musicista che suona il sax è anche il volto o la testa di una donna. Qualcuno può dire: Vabbè, è la tua impressione. Effettivamente può essere una cosa casuale, però il ragionamento mio su questo quadro è stato questo. Che mettiamo che io abbia individuato il viso di una donna e mettiamo che collegato ci sia un altro elemento come questo, allora penso di essere sulla giusta strada e di aver visto bene. Se poi anche un altro elemento allora in questo caso abbiamo un musicista che suona il sax, il sax e anche il viso di una donna perché ci sono altri due elementi che me lo vanno a confermare quindi non è più una casualità ecco il ragionamento che ho fatto è questo andare a cercare proprio delle conferme di quello che, che vedevo di questi elementi ci sono un bel po' nel quadro e sono tutti elementi che vanno verso una direzione, che è quella del probabile autore del quadro. Il lavoro che ho svolto è partito dall'idea che come poteva comunicare qualcosa eh, la lettera inviata dal mostro della Monica, potesse farlo anche il quadro. All'inizio ero scettico, poi il quadro ha catturato la mia attenzione perché effettivamente messaggi nascosti nel quadro cominciavano a delinearsi. E sono stato ispirato dal lavoro di Valeria Vecchione che ha individuato appunto la rivista. Da cui sono stati presi i ritagli per fare la lettera, mostrandoci appunto cosa si celava nelle pagine di quel giornale e messaggi nascosti riconducibili a Zodiac. Infatti, vi invito ad andare a vedere il canale di Valeria Vecchione, dove spiega nei suoi video molto esaustivamente e il grande lavoro che ha fatto, prima di tutto nel ritrovare la rivista e poi nel. E interpretare appunto i messaggi che sono riconducibili a Zodiac, io sono partito dalla documentazione di lettere che Zodiac ha lasciato al Chronicle di San Francisco, un famoso giornale dei tempi, L ha lasciate a fine anni 60. Lettere che sono reperibili in rete a portata di tutti. E quindi, con il sospetto che Zodiac avesse concepito questo quadro, ho iniziato a cercare dei collegamenti che riconosco in quelli contenuti nella lettera della Monica. E andiamo a vederli. Allora, eh, Zodiac: quando si parla di Zodiac, sembra di parlare di un personaggio mitologico con i superpoteri, mh, uscito da qualche film. In realtà è un. È un uomo con un sacco in testa che va ad uccidere le persone, specialmente ragazzine. A volte è andato anche a volto scoperto. Questo è un identikit che ha fatto questo ragazzo Brian Hartnell che ha subito appunto insieme alla sua ragazza Cecilia Shepard un attacco da parte del mostro, cioè di Zodiac. Lui ha fatto questo identikit, eh, è riuscito a, a sopravvivere quel giorno sul lago Beriesa, 27 settembre del 69. Eh, questa scena è tratta dal film del 2007 che è molto fedele alla realtà, a quello che è successo. Innanzitutto perché qui abbiamo un testimone, un testimone che è Brian Hartnell. E durante il giorno si avvicina quest'uomo. Questi due ragazzi stavano facendo picnic, eccolo qua. Si presentava esattamente così quel giorno: Zodiac, con un sacco in testa, degli occhiali da sole per non farsi riconoscere, poi tendeva a spettacolarizzare quello che faceva, anche con questo logo che si è disegnato sul petto. Quindi aveva una pistola, un coltello e ha attaccato questi due ragazzi. Zodiac eh, ha lasciato molto di sé, una documentazione che sarebbero le sue lettere che inviava alla stampa, cioè al Chronicle di San Francisco. Lui ha scritto molto e questo è nero su bianco. E, mm, possiamo notare dalle lettere che ha lasciato, le sue, chiamiamole, ossessioni l'ossessione che erano per il paradiso l'acqua e gli schiavi ve ne leggo alcune giusto per vedere chi era zodiac per chi non lo conosce per esempio eh, dovrei cambiare il modo di collezionare i miei schiavi quando morirò andrò. rinascerò in paradiso e tutti quelli che avrò ucciso diventeranno miei schiavi non vi darò il mio nome altrimenti rallentereste la mia corsa per la collezione degli schiavi. Poi scriveva anche in modo sgrammaticato, forse lo faceva anche apposta. Dovrei torturare 13 dei miei schiavi che stanno aspettando per me in paradiso. E ancora: non ho paura della camera a gas perché mi manderà subito in paradiso. Non ho paura perché la mia nuova vita sarà molto facile in paradiso. Questa è una cartolina, ancora Paradise Slaves. Lui scriveva Paradise con la C al posto della S, è un riferimento all'acqua, appunto il ghiaccio. Dovrei ascoltarvi implorare per l'acqua e vi riderò in faccia. Per favore aiutami, sto annegando. Drowning, eh, anche qui è sgrammaticato come Christmas con due S. Qui per esempio riferimento all'altro riferimento all'acqua. Qui si firma così il vostro sincero e recita un passaggio del mikado dell'opera On a Tree by A River e parla appunto di una persona che sta annegando. Per esempio qui spiega in modo molto dettagliato come ha messo la. La torcia su come ha montato la torcia sulla pistola per usarla come mirino. E qui dice tutto quello che ho dovuto fare è stato annaffiarli come se fosse una come un tubo dell'acqua, un bocchettone. Come si fa con le piante. E ancora sono stato sommerso dalla pioggia, poi eh, Zodiac. Eh... Per chi non lo sapesse, l'ho preso dal, nome, dal famoso orologio Zodiac e ha ripreso anche il logo: Zodiac, famoso orologio subacqueo. Poi, per esempio, qui è un articolo a Firenze: c'è sempre l'acqua vicino ai luoghi scelti dal mostro per i suoi delitti. Un dato comune a tutti, e 14 gli omicidi, qualcuno se n'era accorto. Torrenti Ruscelli o Laghetti. La ragazza che prese in affitto Cassa di Pacciani nell'86, eh, riferì al processo che i Pacciani eh, gli spiegò la, il significato di questo disegno. Disse i Pacciani che questo generale della morte, all'interno di questa stanza, seguiva delle fece faceva un percorso. E con la sua spada di luce faceva giustizia in questa casa in questa stanza mancava il tetto ma c'erano i cadaveri sopra cadaveri come le chiamava i pacciani che qui sono simboleggiati come delle mummie ma sono sempre cadaveri infatti come possiamo vedere eh, questo generale che fa giustizia eh, ha ucciso infatti abbiamo una scena di morte e questi cadaveri vanno appunto a creare un tetto, come io ho evidenziato, un tetto sopra di lui che lo vanno a riparare dall'acqua. Quindi, abbiamo un riferimento, primo riferimento agli schiavi e all'acqua: addirittura, questo schiavo tiene un ombrello in mano per riparare il generale dall'acqua. Prima di parlare del prossimo elemento, volevo parlare di questo. Eh, questo è, era riportato sul giornale Il Chronicle di San Francisco. Il giornalista Paul Avery, era un giornalista che indagava sul caso Zodiac, scrisse una cosa. Scrisse, eh, Zodiac è un killer da strapazzo. È un bugiardo e, e molto probabilmente un omosessuale latente. E Zodiac non la prese bene e, eh, perché lui interagiva con la stampa. Questo se ne accorse anche Ruggero Perugini riguardo al mostro. Zodiac risponde a Polaveri con questa busta. nel 27 ottobre del 1970. Per la prima volta appare questo simbolo di Zodiac, simbolo molto particolare. La, la busta, la lettera è indirizzata a Paul Avery. Qui gli ha storpiato il nome, ha messo una L in più, ma c'è anche un motivo qua. E dopo vedremo. E come possiamo notare, il francobollo non è scelto a caso, ma c'è scritto in the beginning, God. In principio, Dio creò il cielo e la terra. Sempre un riferimento al cielo che lo intende appunto come paradiso. Dentro questa lettera c'era l'Halloween card: si presentava così, questa è una scena che ho ripreso dal film del 2007, che ripeto è molto fedele a quello che è successo. Era successo esattamente questo, Paul Avery quando ha aperto la busta si è ritrovato questa cartolina con dentro un pezzo di camicia del tassista Paul Stein. E Paul Stein appunto è stato ucciso da Zodiac a presidio AIDS. Dentro la cartolina si presentava così, una cartolina di quelle che si trovavano in tutti i negozi a quei tempi una cartolina di Halloween che lui poi è andato a rielaborare con altri elementi e questo mi ricorda molto quello che ha fatto con Olivares perché Zodiac partiva non era mai originalissimo partiva da un'idea una base che poi andava a riempire con degli elementi elementi sempre presi da, da altre parti quindi questa cartolina si presenta così con queste scritte che ha portato, con questo teschio, con la, con la scritta V e questo simbolo, il solito simbolo che c'era in alto a sinistra nella busta. Questo simbolo, lui cosa ha fatto? Non è suo originale, ma è un simbolo che ritroviamo nel fumetto Red Rider. E... È un po' diverso, lui lo ha rielaborato a suo piacimento come fa sempre, lo troviamo qua. Sempre in Red Rider, possiamo ritrovarlo qua sul toro e possiamo ritrovarlo anche in questa raffigurazione di Red Rider. Questo è il Flying VF Bar di Fred Darman. Fred Darman era l'autore del famoso fumetto Red Rider. Fred Darman aveva veramente un ranch e marchiava il suo bestiame con, con questo marchio di registro, che è quello che poi Zodiac ha preso di riferimento, come faceva di solito. Questo simbolo lo ritroviamo dentro il dipinto ritrovato a casa di pacciani logicamente camuffato e mimetizzato in modo magistrale direi ed è esattamente in questo punto io l'ho evidenziato in rosso per far vedere per far vedere la zona interessata praticamente cosa ha fatto eh, colorando con il nero è rimasto distante dalle linee della giacca eh, creando appunto la, queste linee bianche ora facendo una comparazione con il simbolo che abbiamo trovato sulla sulla busta in alto a sinistra e quello dentro la cartolina l'halloween card Possiamo vedere che il, il simbolo lo abbiamo al 90%, logicamente non lo ha fatto tutto. Se notiamo questi tre segmenti, sono spigolosi, questi qua sono spigolosi, sono linee che sono interrotte in tre punti, giusto per camuffare. Qui cosa ha fatto? Ha fatto una cosa, un, una tecnica che poi ritroveremo più avanti, che usa di solito. Ha fatto una simmetria, queste tre linee, questi tre segmenti, li ha eh, portati, diciamo, sulla parte sinistra, però più tondeggianti. Infatti, ne abbiamo uno, due, tre. Uno, due, tre. Questo per ingannare l'osservatore a prima vista. Che appunto abbiamo una situazione un po' più simmetrica, soltanto che sono diversi, questi sono tondeggianti e questi sono spigolosi, notare anche come ha mantenuto le proporzioni, per esempio, se prendiamo la, la diciamo questa L a sinistra, che è questa, è più corta rispetto a questa, a questa porzione che diciamo è una F che risulta più lunga quindi si è mantenuto molto bene con le proporzioni notiamo anche come è andato a... a ricavare i due punti ha usato il bottone sganciato della giacca del generale io penso che la suggestione di riuscire a vedere un qualcosa che in fondo in fondo vogliamo vedere arriva fino a un certo punto perché il simbolo io penso che lo abbiamo camuffato ho fatto anche alcuni esempi e sempre con questi ritagli che a volte metto dentro il disegno per esempio questo è il simbolo che era in alto a sinistra nella busta per far vedere come è andato ad incastrarlo e questo è il simbolo che il solito che avevamo dentro la, la busta, cioè l'Halloween card. Andiamo a vedere adesso l'elemento più macchinoso del, del quadro. Allora, la scena è questa. Abbiamo un serpente che pratica del sesso orale con la lingua al toro. Il toro, allora il serpente possiamo vedere che sta sta ridendo, ma il toro è arrabbiato. Quindi, cosa succede? Succede una cosa che il toro reagisce. Se guardiamo bene la figura del toro, sembra che abbia tre zampe. E in realtà non ne ha tre, eh, la zampa anteriore destra è nascosta, cioè nel senso che qui c'è lo zoccolo la risoluzione eh, non è ottimale, però forse eh, rimpicciolendo la figura si riesce a vedere più delineato questo zoccolo che è esattamente qui. Io l'ho evidenziato in verde. Cosa succede? Il toro reagisce così al serpente, suona lo strumento. Simbolicamente, la, la musica attraversa questa chiave di violino di Sol e arriva in questo punto, che c'è anche una freccia. C'è anche una freccia che indica. Da qui andiamo giù lungo la sella fino ad arrivare a questo punto. Questa sella è a strisce bianche e nere per, perché ha un motivo ben preciso come vi dicevo prima riguardo al colore. È un pentagramma. Io per eh, ho fatto un disegno stilizzato perché il discorso è, è articolato. È, è non è molto facile da spiegare nel disegno abbiamo indicato un punto preciso nel pentagramma che è, è indicato dalla banda di protezione della sella e la sella vanno a fare un gioco qua dentro che ci indicano la, una riga dello spartito io ho stilizzato per far capire appunto come ha giocato con questo elemento. Qua sopra abbiamo la parte della sella e qua sotto la parte della banda di protezione della sella. Ci vanno ad indicare, come potete vedere, la, lo spazio dove sta il LA. Infatti con, con questa chiave di violino che è di SOL la disposizione delle note è questa. Lui ci va ad indicare questa porzione. Come lo fa? Ho fatto anche un esempio giusto per capire. Qui abbiamo due figure trasparenti. Le due figure trasparenti si incrociano e vanno a formare questa parte viola che sta diciamo in queste due ipotetiche righe del pentagramma. Ecco il gioco in pratica è questo. È riuscito a... A riproporre questa tecnica molto bene anche non usando i colori trasparenti quindi il percorso della nota è questo e attraversa simbolicamente in questo modo la chiave di violino per arrivare in questo punto ben preciso ora se guardiamo la fattura eh, della linea parte da qui crea la chiave di violino, la freccia ci indica di scendere giù. Perché scendere giù? Appunto per arrivare qui. Questa linea la ritroviamo qui che fa capolino per un attimo e ritorna dentro. Si nota male, ma c'è un'altra piccolissima freccia, purtroppo la risoluzione non è ottimale, ma è una freccia che è identica a questa, ma è molto piccola. Qui ci fa capire proprio il percorso di che c'è da fare da qui poi ci ricolleghiamo attraverso il simbolo che abbiamo visto prima ci ricolleghiamo al cappello infatti questa linea è riconducibile sempre a questa della chiave di violino ed ecco qua il percorso si passa prima del pentagramma per arrivare a questo elemento perché arriviamo a questo elemento perché questo elemento è una nota musicale perché dico che è una nota musicale? Perché il serpente è una tromba, è un trumpet. È per questo che è colorato di giallo. Possiamo notare anche le caratteristiche dello strumento. Infatti il cappello riesce a, a riflettere un'immagine e ha anche la curvatura classica dei riflessi del, di questo strumento. Questo elemento, o meglio, questa, questa porzione di, di elemento è una nota musicale, eh, troviamo la testa della nota, che è anche la sordina, poi abbiamo il gambo della nota e la coda della nota. Queste sono le sordine che vengono applicate sullo strumento per ridurre il, il suono. Quindi ricapitolando cosa succede. Il serpente pratica del sesso orale con la lingua al toro. Il toro risponde così: suona lo strumento che ha tra le corna, la musica simbolicamente attraverso la chiave di violino, passa dal pentagramma, crea una nota e questa nota viene riprodotta dallo strumento. Una considerazione riguardo alla tecnica del filo musicale. Ritorniamo un attimo al, ad un quadro di Cristiano Olivares. Questa è una tecnica che ha, ha preso, copiato dal da pittore cileno. Perché questo, questo filo che crea un collegamento lo troviamo anche in questo, in questo quadro. Qui cosa succede? Eh, questo serpente sta praticando anche lui del sesso orale con la lingua, perché questo punto è collegato a quest'altro punto. Come? Con questa tecnica. Il serpente sta leccando un ghiacciolo e dalla bocca al fiore c'è questa linea tratteggiata e crea un collegamento, quindi sta leccando questo fiore ma questo fiore assomiglia a si somigliano quindi sono collegati quindi no, Olivares non l'ha fatto in modo esplicito come nel quadro appunto sogno di fatascienza qui si vede chiaramente l'atto sessuale ma Olivares l'ha fatto in questa maniera in sogno di fatascienza però questa tecnica del filo è stata usata per fare questo collegamento della nota musicale, passiamo adesso a un altro elemento che è l'elemento della sella. In questo quadro abbiamo la lama del generale, e come poteva mancare la pistola? La pistola è andato a mimetizzarla nella sella. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo una pistola di tipo americano, da cowboy, sembra un revolver. La pistola è nella fondina, infatti la banda di protezione della sella va a simulare la fondina della pistola. Il sottopancia è l'impugnatura e poi abbiamo il flash, il flash che dovrebbe stare in questa posizione, ma sta dove c'è il cane della pistola, quindi in posizione anomala. Um, questa è un, una raffigurazione scomposta, ma è riconducibile appunto a, ad una pistola che spara. Io ho evidenziato il, con il rosso. L'elemento che stiamo andando a, ad esaminare: possiamo anche fare un confronto con quel tipo di pistola, quel tipo di pistola che sta in questo caso nella fondina. E direi che ci siamo. Ha ripreso anche le cuciture classiche della fondina in pelle la sella per esempio questa è la banda di protezione che va a simulare la fondina allora questa pistola ha un flash questo flash o sperone in questo caso è un flash perché stiamo parlando della pistola come potete vedere eh, ho evidenziato eh, le punte de... Del Flash sono 8. Queste 8 punte ci stanno ad indicare un qualcosa. La pistola Calibro 22 ha colpito in tutto 8 volte nello scenario dei duplici omicidi, cosa ci vuol dire lui di questi 8 attacchi? Che soltanto 6 gli interessano. Da questo si può capire che abbiamo anche la traiettoria del proiettile che è la stecca dell'ombrello che guarda caso è del solito, della solita fattura delle, delle righe del pentagramma nel senso che la pistola canta comunque abbiamo la traiettoria del, del proiettile che è esattamente in asse con la pistola lui ci sta mostrando un qualcosa abbiamo due ombrelli abbiamo un ombrello a 6 a 6 raggi ed un ombrello a 8 raggi lui fa centro nell'ombrello a 6 raggi quello dove ha i suoi trofei 6 trofei mentre va a mancare l'ombrello a 8 raggi infatti come vediamo qui manca il segmento della stecca dell'ombrello perché sta andando fuori, ha mancato il bersaglio. Quindi ci sta dicendo che sono 6 e non 8. Ecco, qui l'ho evidenziato in rosso per vederlo meglio. Questo è il suo è il suo gol. Quello che va a completare il, il suo schema, la sua visione paranoica per finire, completare la sua opera e riportarla poi nel disegno. Quindi viene da pensare appunto che dagli otto attacchi della calibro 22 eh, ci dice di escluderne due. Viene subito da pensare a, allora al delitto del 68 e quello di Jogoli. Sei sono le sei ragazze che ha ucciso. Una considerazione riguardo a Zodiac: Zodiac eh, ci teneva a innanzitutto a spettacolarizzare tutto quello che faceva, ma eh, era, ci teneva anche a far sapere alla stampa, alla polizia, e quello che faceva lui. Per esempio, in questa lettera ha scritto, ho ucciso sette persone. Sono molto arrabbiato con la polizia per le menzogne che hanno detto su di me. Quindi cambierò il modo di collezionare gli schiavi. Non vi dovrei dire più niente. Tutto quello che, che, che commetterò dovrà essere da qui in avanti come una qualcosa di routine o accidentale. Eh, del tipo, non giocherò più con voi. Poi eh, spero che non pensiate che sono stato io a far saltare la bomba alla stazione di polizia. Anche se avevo detto di far scoppiare uno scuolabus, dice: Io non vorrei certo invadere il territorio di qualcun altro, e ancora, ma ce ne sono tanti di esempi, ne ho alcuni, non ero io nel TV show che ha detto quelle cose su di me. Lui quindi ci teneva a far sapere chi era e cosa faceva per segnare il suo territorio. Spiegava anche come lo faceva in certi casi in alcune lettere che ha mandato al Chronicle di San Francisco. Per esempio questo è un cipher di, di Zodiac, un messaggio cifrato che è stato decodificato da queste tre persone. Andiamo a vedere adesso il prossimo elemento, che è questo. È questa, questa mummia, questo cadavere sdraiato sulla parete, se andiamo a rivedere un attimo il disegno preparatorio di olivares questa bozza. In questo caso, il, la mummia è girata con la testa dall'altra parte e le corna sono dove sta il pube lo possiamo vedere sulla bozza che è nel disegno definitivo in sogno di fatascienza è girato c'è un motivo perché questa è la, la posizione che usava per praticare le scissioni è anche l'elemento più facile da individuare perché qui parla abbastanza chiaro abbiamo una lama che simbolicamente con il fascio di luce va a, ad attingere ad inferire insomma a, ad indicare il pube ed il seno se facciamo caso a questo questo particolare qui abbiamo un numero romano lui ci va ad indicare il numero delle scissioni e abbiamo il 4 per il pube infatti eh, nella parte in basso. Mentre il 2 ce lo sta indicando con uh, con le corna, è per questo che gli ha cambiato posizione. Io ho evidenziato questi due questi due dettagli sulla mummia in questo modo. Una considerazione su, diciamo, la tecnica che ha usato, che abbiamo già visto, quella un po' della simmetria e di come va a camuffare l'elemento di interesse. In questo caso, l'elemento di interesse è questo, è il numero 4. Perché lo ha posto in questo punto, ma sulla sinistra notiamo che ha mimato. Nuovamente l'1 in modo più grossolano e lo ha fatto anche sulla, sulla destra con la V, ma sempre in modo grossolano. Questo per ingannare l'osservatore che sta guardando questo elemento, giusto per non far riconoscere il numero 4 che è il punto di interesse, è andato anche a colorare un po' di nero qua nel mezzo, Comunque è ben riconoscibile il numero 4 romano, mentre per il 2 ha usato le corna. Altro particolare, proprio a ridosso del seno, ha posto la luna. La luna, infatti, è riferita al seno, o meglio all'escissione, e ci ricorda molto mm, un, un taglio un'escissione per questo che l'ha fatta di colore rosso mentre questo, questo fascio di luce della spada li va proprio a girare intorno dalla parte del colore rosso possiamo quindi intuire a questo punto che il simbolo della stella con la sua scia sia la lettera inviata al magistrato della monica perché parte dal seno esce dalla struttura e rientra dalla finestra andando a sorprendere questo personaggio associabile al magistrato della monica che rimane sorpresa a, alla vista di, di questa stella cioè di questa lettera nella lettera troviamo un qualcosa dentro un qualcosa colorato di, di rosso questo perché è, come sappiamo, dentro la lettera era contenuto il lembo di pelle del seno. Questa stella la ritroviamo anche semi-interrata in una buca nel, nel pavimento. E anche qua troviamo un qualcosa, un qualcosa che sta nella stella. Anche questo di un colore rossastro. Non si riesce purtroppo a capire cos'è eh, perché la risoluzione la qualità de dell'immagine del quadro non permette di identificare questo piccolo dettaglio che troviamo anche qua. Capovolgendo il quadro si nota che eh, questo personaggio si trasforma da origine ad un personaggio questa volta maschile, maschile perché vediamo che ha la barba. E la funzione di questo personaggio sembrerebbe che stia a significare che la lettera sia stata veicolata in procura in altro modo, cioè portata dentro da, da questo personaggio, quest'uomo, comunque un personaggio maschile. La lettera conteneva il lembo di seno. L'embo di seno era racchiuso a sua volta in una specie di carta tipo pergamena. Chi l'ha vista e l'ha toccata ha detto che era una carta particolare oleosa, un po' più spessa della carta normale. Questa pergamena possiamo trovarla riflessa nello strumento raffigurata in questa maniera, cioè arrotolata. Un po' come questa. Quindi questa raffigurazione ci fa capire che il generale sta nascondendo dietro la schiena la, la carta pergamena. Possiamo anche vedere che ci sono le tre dita e sembra che abbia disegnato anche le unghie. Un dettaglio particolare di questo, de, della colorazione di questa tromba è che è molto simile alla giacca del, del generale. Infatti se vediamo è stata fatta con... Penso un acquerello, che ha usato anche, anche qua, giusto per far vedere cosa tiene dietro la schiena, cosa sta nascondendo, ma che viene riflesso da, da, dallo strumento. Volevo leggere un passaggio di una lettera che Zodiac ha mandato al Chronicle di San Francisco, la sua prima lettera, e qui sta spiegando come ha ucciso una ragazza. C'è un passaggio particolare dove dice: Avrei dovuto tagliarle le parti femminili e metterle in vista per farle vedere a tutta la città. Quindi non prendetemi alla leggera, tenete le vostre sorelle, figli e mogli lontano dalle strade e dai vicoli. Sembrerebbe che sia un riferimento a quelle che poi sarebbero state le future escissioni. La lettera. Volevo fare alcune considerazioni su questa lettera. Eh, di questo ne parla mh, Valeria Vecchione. Vi consiglio di andare a vedere tutto il suo lavoro, del lavoro che ha fatto, dopo aver individuato la rivista da cui sono stati fatti i, i ritagli. Questa lettera... Per esempio, per fare un esempio del lavoro che ha svolto Valeria la, la lettera Z che ha preso dalla rivista, è andato a prenderla in una pagina particolare. Nel retro di questa pagina c'era la pubblicità di un orologio, l'orologio Zenith. Tra tutte le lettere Z che poteva prendere, ha scelto proprio questa pagina. E questa, questa scritta ricorda zodiac con il suo logo ecco questo è soltanto un esempio di quello che, è, che ha trovato valeria io volevo fare una considerazione su questo francobollo vado a riprendere un attimo le, le, le carto, una cartolina di zodiac che ha inviato al Chronicle di San Francisco, lui giocava molto con le lettere, per esempio Paradise uh, lo ha scritto con la lettera C al posto della S. Questo Paradise Slave che troviamo a croce è accompagnato anche da By Fire, By Gun, By Rope, By Knife. E ancora un riferimento a, al lavoro che fa Zodiac su, su quello che fanno gli altri, che non è mai originale, è questo, il fumetto Tim Holt, infatti possiamo ritrovarlo Death by Gun, by Knife, by Fire, by Rope, c'è anche By Water, che nella sua cartolina non ha messo e ci riporta un po' a quel che ha fatto con Olivares. Parte sempre da una base di qualcun altro per andare poi a rielaborarla o a rubare gli elementi. Questo bywater eh, ah, lo ha omesso in questa cartolina, ma possiamo comunque ricavarlo perché abbiamo una delle anomalie, abbiamo una C che non ci dovrebbe essere perché mh, non è contenuta nelle, nelle altre parole, quindi è riuscita ad incastrarla in questo punto. E una N rovesciata: questo molto probabilmente cosa vuol dire? Abbiamo ricavato una C, la N ci suggerisce di girare la P perché è sul solito piano, quindi otteniamo una Q. Quindi abbiamo ottenuto una C ed una Q per fare l'anagramma di acqua. E quindi abbiamo by gun, by knife, by fire, by rope e by water. Cioè quello che mancava lo abbiamo ottenuto in quella maniera. By knife, ricordo che eh, eh, lo ha scritto anche sullo sportello eh, della macchina di Brian Artnell dopo avere attaccato i ragazzi il 27 settembre del 69 al lago Beriessa. Un'altra considerazione sulla lettera sulla Halloween card, eh, vabbè, qui oltre ad, ad aver sottolineato love anche qui eh, in italiano si riferisce sempre all'acqua, come love lavare, lavanderia. Comunque è un riferimento all'acqua e notiamo che ha messo una L in più al nome Avery, ma c'è un motivo perché se notiamo le L sono in asse con dei punti. In questo caso, con questo punto e queste altre due L sono in asse con i puntini del Lei. Ecco qui ho evidenziato il rosso. Abbiamo tre punti esclamativi. Dentro la lettera la cartolina si presentava così e ritroviamo tre punti esclamativi. 1, 2 e 3. Sono alla fine di una frase. La frase inizia con una B, una B maiuscola e finisce con il punto esclamativo. Abbiamo anche questa che inizia con la B e finisce col punto esclamativo. Questa frase finisce con il punto esclamativo ma non abbiamo la B quindi cosa ha fatto ha messo la B in questa maniera mettendo le gambe dello scheletro in questa strana posizione perché vuole rappresentare la B dove ci sono i tre punti esclamativi indicati sulla sulla busta io penso che su questa lettera abbia giocato con il francobollo. Il francobollo, infatti, se lo guardiamo, è simile ad una Q. La Q molto probabilmente è quella che gli serviva per fare un anagramma. È l'unica lettera mancante per formare la parola acqua, per esempio. Sempre in riferimento al lavoro di Valeria Vecchione, che si è accorta che le lettere sulla busta sono state incollate capovolte la n e la s io con photoshop le ho capovolte nella maniera in cui dovevano stare ecco questo è l'esempio di come si muovono notiamo questa cosa qui c'è da parte dei de zodiac c'è proprio il volere di capovolgere questo questa persona ed è quello che poi riscontriamo nel disegno. Anche nel disegno questo, questo personaggio viene capovolto e dà origine ad un personaggio maschile. Questo personaggio ha un, un viso particolare, una testa particolare. Lo ha fatto, lo ha disegnato in modo spregioso e anche un po' imbarazzante. Eh, cercherò di spiegarlo nel modo più carino possibile. Perché, questo, questa questo più che altro, questa bocca eh, è riferita ad una parte del corpo che io ho identificato in questa figura non ho trovato altre possibilità diverse da queste quindi ne sono convinto che lo abbia fatto in modo offensivo dei riguardi di questo magistrato se andiamo a vedere ha cercato di fare anche un effetto tridimensionale nel senso che le righe le grinze che ha fatto alla bocca vanno a curvare come vediamo nell'elemento nell di destra. Ecco, andiamo avanti. Qui non voglio stare tanto a spiegare, tanto del, di questo elemento ne abbiamo visti anche fin troppi tra olivares e mostro. Io penso proprio che eh, questa testa, questo viso sia eh, simboleggiato in questa maniera. Lascio a voi guardare la mia idea di questa testa andiamo avanti andiamo a prendere le dei passaggi ancora delle lettere di zodiac per favore aiutami sto annegando e il vostro sincero e qui. Si firma con il passaggio del, del Mikado eh, che è onatri a by a River eh, che recita un, un annegamento. Qui parla di una persona che sta annegando. E io penso che ci sia un collegamento tra la testa di questo elemento e il water closet Infatti, um, Abbiamo lo sciaccone, un riferimento all'acqua ed una mano che sta per tirarlo. Andiamo adesso a vedere un altro elemento. Prima di parlare di questo elemento nel quadro, volevo parlare un attimo di questa lettera che Zodiac. Uh, ha mandato al Chronicle di San Francisco più che lettera è un disegno eh, questo disegno per farla in breve ehm, lui sta spiegando come ha costruito una bomba per far saltare uno scuola bus in poche parole qui abbiamo un orologio orologio altro tema ricorrente di zodiac abbiamo un, questo orologio che con questa lancetta, arrivato alle ore 9, va a chiudere un circuito. Lo va a chiudere perché qui abbiamo dei conduttori che, arrivati alle ore 9, vanno a chiudere proprio questi due contatti. Azionando, eh, chiudendo il circuito, azionando due batterie da 6 volt che vanno ad alimentare una torcia. Questa, questa torcia eh, manda il fascio di luce che attraversa la strada. Si riflette nel, nello specchio, torna indietro chiudendo il circuito e poi azionando eh, le bombe che esplodono alla fermata dello scuola bus. Qui ha specificato anche com'è che viene azionato questo interruttore fotoelettrico. E questo è il fascio di luce e questo è lo specchio. Le macchine passano da sotto e non vanno ad interferire con il fascio di luce, mentre un veicolo che è più alto come uno scolobus va ad interrompere il fascio di luce dell'interruttore fotoelettrico e va ad azionare questa ipotetica bomba che do dovrebbe saltare al momento che scendano. I bambini dall'autobus io sinceramente penso che questo l'abbia fatto per fare del terrorismo perché o per far vedere dimostrare che lui è più intelligente di loro ma non mi sembra una cosa fattibile lui comunque ha mandato questa questa questo disegno questa illustrazione per far vedere di cosa potrebbe essere capace comunque molto ingegnoso ha messo anche eh, la lista dei componenti che ha comprato e dice anche la cosa buffa è che ho, ho potuto comprarli al market eh, in modo molto molto facile qui parla della batteria dell'orologio che durerà all'incirca un anno l'interruttore fotoelettrico due batterie da 6 volte ha fatto anche io la lista di quello che ha comprato e allora Ecco, questo è il disegno de, de, dell'ipotetica dell bomba che eh, doveva costruire ma che poi non ha mai messo in pratica. Volevo parlare di questo elemento. Questo elemento, questo orologio, ha una lancetta. Mm. Qui vediamo che... Questa freccia ci indica un qualcosa, va ad indicare il senso orario della lancetta. Eh, un particolare interessante è che questa freccia non è una freccia come può essere questa freccia o queste. Qui cosa ha fatto? Ha messo una freccia indiana. Possiamo vederlo da, dalla coda della freccia. Questa è proprio una freccia indiana. È andato a. Simboleggiare un arco, un arco indiano scomposto perché lui, e i disegni di Zodiac sono, sono scomposti, ma che eh, ci fanno ricordare appunto un arco. Allora, questa, questo modo di indicare naturalmente non è suo, ma si è ispirato o ha rubato sempre da qualche altra parte come abbiamo già visto nella flying vf bar di fred d'arman l'autore del fumetto red rider troviamo anche un altro elemento che è la freccia indiana perché fred d'arman eh, in questa raffigurazione indicava eh, dei punti tipo questo punto nella mappa con una freccia indiana qui è Pagosa Springs, Springs dove, dove aveva il ranch in colorado Fred Darman lo fa con le frecce indiane lo fa qui come possiamo vedere lo fa un po da tutte le parti anche qui troviamo qua la freccia indiana sui cartelli anche qui quindi zodiac eh, ha preso in prestito diciamo il flying vf bar e anche le frecce in modo di indicare le cose con la freccia indiana riguardo al disegno sogno di fatascienza questo quadro dentro le, le pareti in pratica è un orologio anche questo, possiamo notarlo dal il naso che è la, la lancetta dei minuti e, e questa specie di occhio nero è la lancetta delle ore che è più corta, anche qui notiamo quella, quella tecnica di simmetria che di solito usa, giusto per eh, camuffare, quindi lancetta delle ore corte, lancetta dei minuti lunga. La simmetria che ha fatto in questo caso è quest'altra piccola linea sotto l'occhio. Eh, il punto di interesse è questo, e lui dall'altra parte va sempre a mettere un qualcosa per ingannare e per creare questa simmetria, giusto per non rimanere scoperto, questo orologio io, l'ho evidenziato in questa maniera, ci riporta se ritagliamo ritagliamo questa porzione e la mettiamo su questa raffigurazione della bomba che ha disegnato ci riporta appunto a questo questo orologio della bomba d'orologeria io ho soltanto ritagliato e messo di fianco questi questo elemento come possiamo vedere è molto riconducibile a questo, anche come inclinazione. Addirittura se lo, lo giriamo mantenendo sempre le proporzioni, notiamo che abbiamo un bel riferimento. I due orologi sono fatti dalla stessa mano, dalla stessa mente, cioè la stessa idea. Qui abbiamo il simbolo di un arco, anche qui abbiamo il simbolo di un arco, però qui non vediamo la freccia, andiamo a vedere dove questa volta ha messo la freccia. Allora, questo, questo elemento in realtà è una mappa, perché dico che è una mappa? Eh, ci sono dei colori eh, di una bandiera. Questa bandiera l'ho identificata come la Grand Union Flag. Più che altro la parte e il rettangolo in alto a sinistra è la, è la prima bandiera eh, delle, degli Stati Uniti. Aveva questa parte, il rettangolo britannico. Poi dopo è andata ad evolversi per arrivare a quella con il rettangolo blu e le stelline bianche. Perché dico questo? Perché ehm, oltre al riferimento agli Stati Uniti, quindi all'origine degli Stati Uniti, abbiamo anche questa freccia. Questa freccia è una freccia indiana. Io cosa ho fatto? Ho ingrandito l'immagine allo schermo del PC, poi con... ho fotografato lo schermo del PC ad alta risoluzione per ottenere il più possibile... E i dettagli di questo elemento e come possiamo vedere si riesce a notare le fasciature che ci sono sulla, sulla freccia in quest'altra foto si vede meglio ci sono delle fasciature queste fasciature sono le, le fasciature che e erano nelle tradizionali frecce decorative dei nativi americani infatti i, nati, i nativi americani eh, decoravano le frecce e tuttora continuano a farlo per esempio in questo negozio eh, in california i nativi americani continuano a portare avanti questa tradizione e venivano fasciate così erano frecce che si appendevano a, a, al muro decorative eh, c'erano anche questi nastri in pelle di daino ecco queste sono le frecce decorative quelle che venivano quelle che vengono appese al muro proprio come questa io ho ritagliato questa freccia la parte eh, interessata come possiamo vedere notiamo che eh, la freccia un colore il colore verde che continua fino dentro il quadro che si va a, ad unire a queste due strisce bianche della bandiera che vanno a rappresentare la coda fatta con le piume qui possiamo vederlo meglio le strisce della bandiera vanno a, a comporre la, la coda della freccia ha anche fatto i nastri i nastri in pelle come possono essere questi poi abbiamo quelle fasciature decorative lui l'ha fatto su tutta la lunghezza della, della freccia poi abbiamo la punta e poi c'è un particolare molto interessante che è la punta della parte finale del legno infatti le frecce quando eh, venivano costruite veniva incastrato il legno la stecca del legno con la punta in questa maniera questa questa parte la punta del legno possiamo notare che l'ha riprodotta anche in questa freccia ed è a questo punto che guarda caso l'ho andato a colorare di marrone cioè è stato fatto direttamente con il colore marrone. Quindi abbiamo una freccia eh, decorativa dei nativi americani che va ad indicare un qualcosa, in tutti e due i casi, in questo caso va ad indicare la direzione della lancetta dei minuti in questo orologio e in questo caso fatta in maniera differente, logicamente, che va ad indicare una la porta questa porta ad arco quindi a questo punto abbiamo un riferimento ad un continente o meglio alle origini di questo continente che, è, che sono i colori di questa bandiera e alle origini degli abitanti cioè dei nativi americani questo ci va ad indicare tramite questa freccia una cosa ci va ad indicare da dove viene il generale, da questa, da questa porta. Infatti possiamo notare che c'è una specie di, di vialetto, di strada che ci porta proprio ai piedi del generale. Qui ricordo che è stata cancellata una linea nera con questa tinta bianca. Molto probabilmente è stato Pietro Pacciani che è andato a rovinare il disegno. Questa, questa mappa ci, ci indica non solo il, con, il continente ma anche un qualcosa di più specifico che si trova in questo continente che è esattamente in questo punto, in questo punto a cavallo tra la, il Nevada e la California. Vi faccio vedere perché dico questo. In questa mappa notiamo che questo personaggio ha un fiocco in testa. Questo fiocco possiamo ritrovarlo anche nella figura del generale. I due fiocchi si somigliano e hanno una particolarità, c'è un disegno sopra. Volevo parlare un attimo di questo dipinto di Olivares che avevo già trattato prima. Ha usato in questo caso ancora una volta la tecnica di Olivares. La tecnica di Olivares è che abbiamo già visto prima è quella di collegare questo punto a questo punto. Qui abbiamo il collegamento con il filo e qui abbiamo il collegamento con questi due elementi che non sono identici ma si somigliano. Quindi questi due elementi, il fiocco con questo disegno sopra, sono collegati tra loro. Io per praticità ho tagliato questa porzione e l'ho messa sotto questa figura, questo elemento che abbiamo nel generale. Ecco. Possiamo notare de... delle somiglianze. I due fiocchi sopra hanno un disegno particolare. Eh, abbiamo una tacca e anche in questo elemento sopra abbiamo una tacca. Poi abbiamo questa gobba qua sotto, possiamo notarla anche nel, nell'elemento sopra, che sta un po' più a sinistra, infatti la parte, questa parte destra è più lunga in tutti e due gli elementi rispetto a, a questa di sinistra. Poi abbiamo anche un puntino, in questo caso abbiamo un punto bianco che sta qua a sinistra. E il punto giallo, anche qua a sinistra. Questi due elementi ci vogliono dire un qualcosa. Come avrete notato, qua eh, è quasi staccato questa parte con questa parte. Questo perché? E questo perché lui ha dipinto il punto di interesse che sarebbe. Questo, questo, punto bianco, questo non, non lo ha fatto a caso, l'ha fatto volutamente. Per creare un effetto di simmetria è andato quasi a staccare questa porzione con il colore, andando a creare questa sbavatura. Ma se notiamo, non è del tutto staccata, ma è attaccata per un filo di colore. A prima vista possiamo vedere che abbiamo un punto a sinistra bianco e un a destra bianco ma questo è giusto per ingannare l'osservatore infatti nel dove ci riporta nella seconda nel secondo elemento non è staccato quindi perché penso che questi due elementi siano collegati tra loro ho individuato questa figura come il lago Taoe il lago Taoe che riprende appunto le sembianze di quel disegnino che troviamo sopra i fiocchi. Il lago Taoe eh, ha una caratteristica in tutte le cartine, troviamo sempre questa tacca, anche in quelle un po' più antiche che sarebbe la strada, anche se non è una parte bagnata dall'acqua, comunque nella cartina viene raffigurato così. Se andiamo a fare un confronto tra eh, questo, questo elemento che ha disegnato il lago, possiamo notare che ci sono delle somiglianze. In questo un po' meno, che è quello più visibile, ma meno definito, ma che ci riporta a quest'altro meno visibile, ma più definito. In questa, in questa immagine, possiamo notarlo maggiormente il lago Tao anche qui cosa ho fatto ho ingrandito l'immagine allo schermo del pc e poi ho fotografato in alta risoluzione lo schermo per riuscire a catturare più dettagli e più contorni qua possiamo vedere che abbiamo la tacca che sarebbe Glenbrook poi abbiamo la, questa questa gobba spostata un po' sulla sinistra questa parte più lunga sulla destra, e direi che le forme ci sono. Una particolare interessante è questo. È il mento del, del generale della morte, perché se andiamo a vedere, questo mento ossuto, questa specie di il metto al contrario, dovrebbe essere aperto anche in questa, in questa porzione. Dovrebbe esserci una linea che va a tenere scoperto il collo. Invece, qui cosa ha fatto? È andato a chiudere. E questa specie di mento ossuto va a rifinire dentro la giacca. Questo perché questo, questo perché va a delineare il lago per chiudere la parte sud del lago. Se andiamo a guardare la, la cartina, la mappa del Lake Taoe, notiamo che a nord del Lake Taoe, cioè qua a sinistra, abbiamo un lago, ecco. Io ho associato quel punto a questo lago che è a Cold Springs: il lago si chiama White Lake. È anche una forma particolare, è una forma molto tondeggiante, non, non ci sono altri laghi come questo. Perché parlo del Lectoe? Il Lectoe eh, io penso sia legato a Zodiac. Lectoe è, è definito come il lago del cielo, quindi, riferimento al paradiso lo abbiamo. E Zodiac lo sapeva, e penso che lo frequentasse anche. Il lago del cielo, perché le sue stupende acque riflettono molto bene il cielo, con questi particolari colori, ma. A parte questo, il legatoy è... è legato a Zodiac per la scomparsa di Donna Lass. Non gli è stato attribuito uffici ufficialmente perché Zodiac non ha mai menzionato esplicitamente il suo coinvolgimento nella scomparsa della ragazza. Però succede questo, sei mesi dopo arriva questa cartolina da parte di Zodiac al Chronicle di San Francisco, una probabile mappa che indica il luogo dove ha nascosto il corpo qui un articolo che parla della cartolina Donna alas la possibile vittima ma le cerche non possono partire a causa del messaggio troppo vago e ancora non è, non è stata ritrovata arriva questa lettera al Chronicle abbiamo questa busta con questo logo questa volta l'ho fatto in modo un po' diverso poi dopo vedremo perché con dentro la Pines Card la cartolina che dovrebbe spiegare il logo dell'occultamento del cadavere questa cartolina l'ha ritagliata dalla pagina di un giornale di quei tempi che pubblicizzava dei condomini io mi sono accorto una cosa che mh, ci riconduce sempre al, all'immagine originaria, come è successo alla lettera a Della Monica, perché lui sa che poi viene recuperato eh, la, il, la pagina originale o la base su cui ha lavorato. Perché eh, partendo da questa pagina c'è una mappa e infatti. Il lavoro che ha fatto è quello di creare una, una mappa criptata, ma pur sempre una mappa. È andato a riempire, a personalizzare questa immagine, cioè il lavoro di qualcun altro, e anche qua ci ricorda quello che ha fatto con i quadri di Olivares. È andato a riempirlo con degli elementi. Quindi questa mappa si presenta così. Cercato la dodicesima vittima, eh, guardare attraverso i pini, passare le aree del Lake Taoe. Poi abbiamo capovolto Around in the Snow e Sierra Club. Qua in alto a destra abbiamo un foro, la cartolina è forata, e qui in basso a destra abbiamo il classico logo di Zodiac. Questa è la busta dove era contenuta la cartolina. Notiamo anche il, il logo che questa volta è diverso. Sembra che sia un mix eh, di questi due elementi, cioè il logo ed il foro. Perché il, di solito c'è sempre la croce qua nel mezzo, invece sta, questa volta è vuoto. Quindi mi viene da pensare che questi due elementi... Eh, vadano combinati. C'è anche un altro riferimento perché eh, questa cartolina penso che vada trattata in, in una maniera ben precisa. Oltre al riferimento della mappa che ci aiuta un po' a capire cos'è questa Pines Card, abbiamo anche questo aeroplanino di carta stilizzato. Io ho pensato questo, che eh, la cartolina debba essere piegata in questa maniera qui abbiamo il foro in alto a destra la pieghiamo giusto come si fa con un aeroplanino di carta Sera Club e Around in the Snow si vanno ad allineare vanno a combaciare ci ritroviamo in questa situazione guardare attraverso i pini lui la intende dal lato opposto quindi da dietro se iniziamo a cercare notiamo che il logo va a combaciare perfettamente con il foro io ho mantenuto le solite proporzioni è della stessa misura quindi lui cosa intende per eh, guardare attraverso i pini lui intende questo, eh, guardare attraverso pini, qui ci sono i pini, ma guardare attraverso ma dal lato opposto, quindi chiudendo la, la cartolina come abbiamo appena visto. Poi, qui abbiamo la, la mappa, sono andato a posizionare la Pines Card sulla mappa. L'unico punto fisso è il Sierra Club. Il Sierra Club eh, sappiamo di preciso che è in questo, in questo punto segnato di giallo. Il Sierra Club è il club dei membri Sierra Club. Questo rifugio si chiama Clay Tappan Lodge, ma i membri del Sierra Club eh, lo avevano costruito negli anni 30. Quindi un punto di riferimento lo abbiamo. Posizionando Sierra Club dove sta effettivamente il Sierra Club nella mappa, ci troviamo in questa situazione. Eh, riguardo all'orientamento della cartina, eh, io ho scelto questo perché penso che South si riferisca, si riferisca a Sud e 12 alle ore 12, quindi il Nord. Quindi abbiamo il punto target che va a cadere sul White Lake. Questo è il punto dove è scomparsa Donna Lass. Quindi spinto dall'idea che quel punto sul quadro sia il White Lake a nord del lago Taoe, sono andato a posizionare la, la cartolina in questa maniera. E come proporzioni, come scala, penso sia la più ragionevole perché il Sierra Club sta ad ovest, poi abbiamo il target che casca sul, sul lago. L'unica nota stonata, forse South Victim 12, perché questo penso che si riferisca al lago Taoe. Infatti, se andiamo a vedere la lunghezza di questa. Di questa scritta ritagliandola sono andato a scoprire che è esattamente della solita lunghezza del lago in scala su questa mappa anche la, il punto target disegnato fa rientrare perfettamente il lago dentro e se andiamo a vedere un po' meglio è anche disegnato in modo ovale, un po obliquo proprio come il lago questo è il white lake a cold springs come possiamo vedere eh, la, la statale passa eh, qua adiacente al lago se andiamo a considerare che cold springs e white lake hanno la, la parola cold e white Molto probabilmente inteso da Zodiac come la neve, quindi around in the snow, intorno alla, alla neve, intorno al lago. Il logo che questa volta ha disegnato in modo differente ha una particolarità, è marcato in ogni parte, meno che in questo punto, questo punto è quasi scoperto. In più abbiamo questa linea che va a toccare la D. La D di donna, il nome di Donna Lass, appunto. Da notare anche la particolarità della lettera D. Eh, lui ci va ad indicare la D, in questo modo, va a toccare la D. Notiamo la D di Zodiac, che è riferito anche al nome di Donna Lass, donna. Però lui ci indica anche la L, la L di Lass. Infatti lui è riuscito a unire la D e la L in un'unica lettera, che sono le iniziali appunto di Donna Lass. Altra particolarità è la Z che sarebbe anche la N, che ci indica il nord. Se andiamo a posizionare questo logo sul lago, notiamo che molto probabilmente ci indica la porzione del lago dove potrebbe essere il corpo di Donalass in questo punto lungo la strada da notare la particolarità di questa z che questa volta l'ha fatta in modo differente infatti è andata a fare questa parte ma che di solito non c'è e ci sta ad indicare il nord infatti torna perché abbiamo eh, il nord come avevo posizionato e la lettera n che ci va ad indicare appunto il nord de, di questo logo che sta qua su. Questa è la giusta posizione della n che ci indica il nord. Se andiamo a vedere nello specifico questa strada, questa statale, si presenta oggi così: non so se negli anni '70 la vegetazione poteva permettere ad un'auto di nascondersi per non essere vista, perché effettivamente eh, la strada è abbastanza scoperta. Dall'hotel Saara, dove è scomparsa Donna Lass, fino al White Lake c'è all'incirca un'ora e un quarto di macchina. Quindi considerando il White Lake e il Lake Tahoe, invertendo il nord col sud, ci ritroviamo in questa situazione che a me ricorda la raffigurazione che abbiamo sui due fiocchi, il Lake Tahoe con il White Lake. Passiamo ora all'ultimo elemento che è... che è questo. Questo è un animale totem. L'animale totem è tipico dei nativi americani, è formato dall'unione di vari animali o parte di animali. I nativi americani volevano raccontare con questo totem la storia della famiglia o del singolo elemento. Infatti racchiude l'animale totem il significato della persona. Possiamo arrivare ad interpretare l'animale totem soltanto se conosciamo la storia della persona o della famiglia. Come possiamo vedere questo animale totem è formato da un serpente, poi abbiamo questo elemento centrale che è, è un'anatra eccolo qua questa è la porzione interessata come possiamo vedere abbiamo lui ha disegnato l'ala poi abbiamo il collo marrone che è piegato in avanti con la sua classica curvatura e il caratteristico collarino bianco naturalmente qua è senza testa però il riferimento all'anatra lo abbiamo il germano reale ha una caratteristica che ha una striscia celeste eh, nell'ala con dei bordi bianchi e neri. Possiamo ritrovarli nel disegno. Infatti questa, questa sbavatura di celeste non è a caso. Questa sbavatura è volontaria perché va guarda caso. A cadere proprio sull'ala del germano reale è rimasto distante da, da questa dal collo giusto per ricreare la, la linea bianca ha marcato anche quella nera rispetto a tutta la linea della parete quindi è, è andato a evidenziare la striscia bianca e la striscia nera che sono proprio le caratteristiche dell'ala del germano reale. Andiamo a vedere il terzo elemento che va a formare l'animale totem, che è questa parte finale, questa gialla e nera. Prima però volevo leggere alcuni passaggi delle lettere di Zodiac. Non ho paura della camera a gas perché mi manderà subito in paradiso. Adesso ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me. Tutti avranno paura de, della morte. Invece, per me la vita in paradiso sarà molto facile. Ancora qui parla della vita e del dopovita, come abbiamo già visto, il riferimento alla nuova rinascita in paradiso. C'è sempre nelle lettere di Zodiac. Quando morirò, rinascerò. In paradiso, e tutti quelli che avrò ucciso eh, saranno i miei schiavi. E questo è un tema ricorrente: della rinascita in paradiso. Allora, il tema della rinascita e del paradiso l'ho individuato qua. Eccola qua: questa è la rinascita ancora un significato a questo elemento che esce dallo trom da, strumento tromba. E questa è la rinascita del generale, perché questo è il nuovo generale che rinasce. Perché dico questo? Perché come possiamo vedere la, il generale ha i denti. Questa nuova figura è senza denti, come possiamo vedere, ha soltanto due denti questa questa testa e sono guarda caso i primi due denti che spuntano e sono i due incisivi inferiori perché dico questo ritagliando questa porzione mettendola in asse con quella sotto possiamo notare che i due incisivi sono eh, cascano proprio dove stanno i due incisivi del generale? Mentre i due canini vanno a rifinire dove c'è lo spazio vuoto del nuovo generale, quindi della rinascita. Come potete vedere, ecco qua. Gli incisivi sono evidenziati in rosso, mentre i canini l'ho evidenziati in verde. Dove dovrebbero stare i canini? Non c'è. Niente. Abbiamo uno spazio vuoto. Ed ancora elementi che vanno a, ad indicarci la rinascita del generale. Sono dei sono i colori. Questo elemento l'ho identificato come un bruco. Questo è il bruco della farfalla monarca. Perché dico questo? Perché qui abbiamo la farfalla monarca che è in questo punto. Infatti, i colori della giacca del generale eh, riprendono i colori delle ali della farfalla monarca. Ecco, faccio un esempio: così si fa prima. Eccoli qua. Mettendoli sopra il quadro, notiamo che abbiamo un processo inverso: il generale che rinasce. Notare come ha ripreso perfettamente i colori della farfalla monarca. Questi sono riconducibili alle macchie bianche e nere che abbiamo su queste ali e anche il colore direi che è quello. Mentre i colori del, del bruco sono i soliti direi. Notare anche gli occhi a forma di ala di farfalla. Da notare anche il quadro che abbiamo visto all'inizio del bambino, del neonato fasciato come una mummia, simbolo di morte ma anche di rinascita. Quindi ci riconduce ancora una volta al quadro originale. Quindi abbiamo un processo inverso e qui abbiamo la, la rinascita del, del generale. Quindi il tema, abbiamo anche il tema del paradiso. Conclusioni. Io concludo dicendo che il lavoro che volevo fare l'ho fatto. E ognuno poi può pensarla come vuole, può anche ragionarci sopra. E credo comunque che gli elementi ci siano. Spero di aver dato un input che porti all'attenzione il significato di questo quadro. Probabile che ci siano ulteriori aggiornamenti, ma la maggior parte di quello che dovevo dire è stata detta. E per ora mi fermo qui.